Salve a tutti amici, ciao. Ed eccoci qui per una nuovissima e esclusiva puntata di dai, come si chiama la rubrica? Ma soprattutto tu chi sei? Chi è questo? Oh, questo è nostro pintador mascherato. Io sono pintador mascherato. Lui è il nostro pittore segreto, quindi si dice che sia un pittore di fama mondiale nel mondo del modellismo, che abbia vinto premi su premi su premi. Ma siccome è umile e non vuole farsi riconoscere, viene mascherato oggi. Cosa faremo oggi, visto che Colombino non ha saputo dircelo? Oggi pitteremo le squadre, le bande di Shadespire. Ognuno di noi ha scelto praticamente una banda. Alessandro, cosa hai scelto? Ciao, io ho scelto i predoni di Garrek Barba di Sangue. Mi spiace, Korn. Perché? Sono un fanatico di giocatori di Korn, quindi non potevo non fare la banda di predoni di Korn. Colombino, cosa hai scelto? Io ho scelto la banda di Gurzag. Perché? Perché sono fighissimi. Wow! Esatto. Mi piace spaccare le cose. Pintador mascherato, tu cosa hai buscato? Los Ratos de Screechers. Los Ratos de Screechers? Porca miseria, tanta roba. E invece ho scelto gli Stormcast di Severin. Cosa faremo? Oggi dipingeremo le squadre proprio perché molti di voi ci hanno chiesto di fare dei video riguardo il mondo di Shadespire e tutto quello che è anche il mondo del torneo, eccetera, eccetera. Quindi noi cominciamo dipingendo le bande e quindi via la pittura! Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Com'è stata questa esperienza con lui? Bellissimo. Pintador mascherato? Bellissimo. Interprete come... La miglior esperienza della mia vita. La miglior esperienza della sua vita. Molto bene, molto bene. Come sono uscite queste bande di Shadespire? La tua com'è? Ah, la mia... Diciamo che mi soddisfa abbastanza. Alla fine ho trovato un bello schema di colore che tiene dentro il colore di Korn, però ho fatto la pelle un pochino più cadaverica, più malsana. Poi ho messo una ritratta di sangue, l'ho detto via. Sempre bello su Korn, una ritratta di sangue. Che bello, sì. Te invece Colombino? Io purtroppo non sono riuscito a ultimare il mio schema di colori, però... Ma sono bellissima. Quello che ho fatto mi soddisfa abbastanza. Poi per avere i dipinti con questo pennello, caspita, è stato bravissimo. Oltretutto sono già un buon livello da gioco. Sì. Pintador mascherato.
Giorno sa come aveva fatto il suo modello, ma non sa come ha fatto il suo modello. Molto contento, molto contento. È molto contento. Ha fatto dei bellissimi topi in armatura arancione. Molto contento di Los Ratos. Oh, miglior ratones che hai mai mangiato. Miglior la Ratos. Per quanto riguarda la mia squadra di Severin, come Colombino non l'ho ultimata ancora, quindi penso che proseguirò oltre questo livello, ma ha già un buon livello da gioco, quindi è presentabile sui campi di battaglia, quindi sono molto contento del livello raggiunto in questo poco tempo. Se no, sono già pronti per combattere contro Los Miseratos. Tanto non avete, speranze. A Korn non importa da dove arriva il sangue. Beh, voi sapete già che i miei Stormcast oggi, per quanto solo in questo momento abbiano raggiunto una pittura sufficiente per il tavolo da gioco, sono del tutto imbattuti. Assolutamente. Adesso sì. Rispondiamo pezzo pezzo, non ti preoccupare. Ti aspetto sul tavolo del gioco. La Starcast imbattibiles. Sangue per il dio del sangue. Cambiate canale, no? Cambiate canale, no? Se il video vi è piaciuto, commentate. Mi fa male il naso, caso. Male il naso. Da questo momento in avanti cominceremo con dei nuovi video sul canale di Shadow Spire, quindi se avete qualche richiesta in particolare riguardo Shadow Spire, che sia dalla pittura al gioco, al componimento di mazzi eccetera eccetera, fatecelo sapere come sempre scrivendo nel nostro canale, quindi qui sotto il video ci sono, c'è la parte in fondo per i commenti, mettete il mi piace in modo da non perdervi nessun nuovi video, piuttosto anche attraverso la pagina Facebook, quindi mettendo il mi piace anche lì e seguendoci sulla pagina Facebook della Guida Galattica per modellisti. Per nostro amico spagnolo, seguiteci su Facebook, sulla pagina di Facebook, sulla pagina del canale di YouTube, se iscrivetevi al canale e seguiteci su tutto per tutto, sulla tutta esperienza. Ehi!